Purtroppo è vero, la cultura è l'ultimo capitolo di spesa, però i vecchi, i grandi, dicevano che il cinema italiano è diventato assolutamente glorioso quando c'erano i tavoli rotti, le sedie rotte, si viveva al freddo e si aveva fame. Altri dicono invece che il cinema è stato grandissimo in un momento di grande sviluppo, non in Italia, anche se in un momento di sviluppo come il boom economico e anche un po' prima la commedia all'italiana è stata grandissima e anche quella appunto è stata, anche quel cinema lì è uscito dai confini dell'Italia. Siamo delle persone piene di entusiasmo e quindi sì, continuiamo a resistere, diciamo che cerchiamo fortemente di resistere, quindi siamo un po'... facciamo dei piccoli combattimenti. Bisognerebbe raccontarlo molto questo momento. Forse è un piccolo dovere del cinema raccontare questo momento. E speriamo che soprattutto i giovani ci riescano. Ma mi sembra che ci siano dei tentativi di farlo e anche alcuni piuttosto buoni. Se una situazione di questo tipo dimostra vitalità, vuol dire che ancora tutto non è perduto. Se poi aggiungi che sopra il tetto di questa casa, un po' diroccata ma comunque bella, perché tu capisci che, era una, che è una vecchia casa che ha avuto una sua bellezza, perché è bella, perché è un cubo semplice ma elegante, ci sono questi... queste cose belle. La prima giustificazione dell'esistenza di un festival del genere è che almeno si dà la possibilità di vedere film che altrimenti non si vedrebbe. Questo c'è, no? Nella nostra epoca, soprattutto in Occidente, si fanno tantissimi film in cui pochissimi riescono a raggiungere il pubblico. Così, in modo per vedere. La seconda cosa che mi pare più importante è che in una zona indubbiamente che non produce molto di significativo dal punto di vista della cultura, in cui i giovani hanno un'enormità di problemi sociali, economici e dicendo, è comunque una testimonianza e come tale è meritoria, come tale credo che vada appoggiata e rappresenta comunque un segno di vitalità. Mi ha colpito che dopo aver tenuto il seminario l'anno scorso 4-5 persone hanno poi abbiamo tenuto una corrispondenza e mi hanno mandato sceneggiature. E tutte queste sceneggiature, e la cosa mi ha fatto piacere per certi aspetti, invece di affrontare temi politico-sociali, economici, strutturali, che uno si aspetterebbe da una regione con questi problemi e con persone che hanno anche questi problemi, finivano invece per affrontare temi come il coraggio, l'onestà, la solitudine, il rapporto con gli altri, la solidarietà, l'amicizia, cioè temi universali che uno non si aspetterebbe, qua un Gomorra piuttosto che l'equivalente di un Gomorra, invece allora forse mi fa dire che comunque almeno una parte del tessuto sociale non è così disgregata e determinati valori, chiamiamoli così per mancanza di espressioni migliori, sono molto forti e questo, ecco, mi ha rivelato un aspetto della Calabria che non avevo immaginato, che non conoscevo.